Ciao YouTube, da Moreno. Eccoci per ora al capitolo finale ed il vertice più alto di questa breve di questo breve excursus nei tabacchi in stile soapy di Gawith Hoggarth. Arriviamo finalmente all'Ennerdale. Gawith Hoggarth, un tabacco composto per l'86% da Virginia, dal Brasile, Malawi e Zimbabwe. Solamente un 10% di sempre Virginia dal Malawi, ma sun cured, curati al sole per dargli più corpo. E un 4% di barley, sempre dal Malawi, dichiaratamente utilizzato perché si presta meglio ad assorbire l'aromatizzazione. Ok, veniamo al punto. La parola chiave, aromatizzazione. Come forse saprete o come avremmo già detto, questa è un po' la regina delle aromatizzazioni. Allora, quelle dichiarate dalla casa produttrice sono mandorla e frutti, vaniglia, limone, quindi più largamente un'aromatizzazione citrica, e anche del rum. Inoltre una speciale aromatizzazione di stampo inglese, che è questa che definiamo comunemente come soapy. Aromatizzazione di stampo inglese che lo fa essere ricordato tra i più significativi famosi tabacchi di questo stile, che sono il Condor, il San Bruno, che ho già sentito, purtroppo mai provato, il Condor ce l'ho da provare, e il Mellow Virginia, che non ho mai provato. Dunque, come si presenta all'aspetto? Come vedrete, si presenta come un flake, un po' sfilacciato e rotto, molto soffice al tatto, ma anche un po' nerboruto. I colori vanno dal giallo ambrato al rosso mogano, e ci sono anche delle striature un pochettino più scure. Il profumo è di limone, prima di tutto. Quello che il mio naso sente di più è il limone, quindi delle note molto citriche. Scusate, sto provando a tenere accesa la pipa. Il legno, e queste due unite vanno a formare anche un profumo intenso e pungente di spezie e incenso. Dunque, il caricamento è semplicissimo. Consiglio di aspettare i soliti 5, meglio 10 minuti, lasciarlo sgretolarlo leggermente tra le mani, passarlo un po' tra i polpastrelli, lasciarlo lì 10 minuti, ma stando attenti che rimanga soffice e non perda in fragranza, perché il bello di questo tabacco è proprio che a tenerlo in mano, e anche credo che questa cosa si trasmetta anche alla fumata, rimane veramente soffice e profumato. Facendo così brucia benissimo. Io adesso, sarà 25 minuti che stavo fumando, anche mezz'ora, ovviamente stavo curando il braciere, stavo prestando attenzione alla fumata e non si era mai spento. Ora vabbè, ovviamente si spegne. Facendo in questo modo la combustione è eccellente. Allora, in fumata magicamente la struttura solida dei Virginia, ci sono dei Virginia eccellenti, erbacei e legnosi, non sparisce, anzi miracolosamente in alcuni momenti sembra di fumare uno straight Virginia, perché l'aromatizzazione passa addirittura quasi in secondo piano. E se voi odorerete mai questo tabacco, io vi consiglio di farlo,
mi direte è impossibile, invece è così, rimane perfettamente un equilibrio generale ma anche due linee di equalizzazione in cui sentirete sia i Virginia sia questa fantastica e cangiante aromatizzazione. È uno delle aromatizzazioni, dei topping, dei casing, chiamiamolo come volete, più intensi che io ho sentito. A seconda della pipa in cui lo fumerete, dritta o curva, e a seconda dell'ampiezza del fornello, consiglio fornelli sicuramente larghi, magari anche ampi. Se non avete molto tempo, consiglio di mantenere l'ampiezza della circonferenza e magari scegliere una pot, quindi con un'altezza più bassa, ma di lasciargli comunque spazio dove espandersi, piuttosto sbriciolate un pochettino di più. Quindi a seconda del fornello, questo tabacco regala un meraviglioso intervallo di sapori. Qui leggo, scusatemi se perderò in naturalezza, ma ho scritto una cosa che è discretamente buona come scrittura, quindi ve la leggo. Questo tabacco regala un meraviglioso intervallo di sapori che possono risultare strani ai palati non avvezzi, ma sicuramente prima stordiscono, poi colpiscono e poi fanno innamorare il fumatore di mentalità più aperta. Capisco che possano anche stordire e colpire definitivamente il fumatore più tradizionale. Però consiglio, come ha fatto anche il Nabbo qualche settimana fa, ha pubblicato anche lui un video fantastico sull'Ennerdale con una bella atmosfera, parlando in maniera molto bella e naturale, come anche l'ha fatto Lorenzo, come anche l'ha fatto Andrea è un po' il colpevole di questo innamoramento di tutti noi lenti fumatori del tubo e forse anche non a questo tabacco. Ne parlava talmente bene che l'abbiamo provato tutti e devo dire che per una questione di percentuale e di statistica siamo rimasti tutti piacevolmente colpiti. Allora, il mio palato, cosa ci sente il mio palato? Il mio palato ci sente molto il limone e altre note citriche che delle volte arrivano a creare in bocca un sapore di frutta più matura, quindi si passa dagli agrumi a anche un sapore più definito e più dolce, sempre di frutta, che come dicevo prima anche a crudo, uniti questi sentori citrici alla struttura legnosa e vegetale dei Virginia, arrivano ad assomigliare a un qualcosa di speziato ma soprattutto di incensato. Alla fine della boccata la lingua rimane anche un po' più dolce e con una nota più tipicamente vanigliata. Ecco, il rum che è dichiarato nell'aromatizzazione sulla carta io non l'ho sentito, non riesco a rintracciare neanche qualche cosa di diciamo definibile come alcolico. Invece che non è dichiarato, arrivo a sentire invece dei sentori molto deboli in realtà rispetto al Kendall Flake e al Bob's Chocolate Flake, di fiori. Ci sento qualcosa anche di floreale e profumato, rintracciabile sempre sotto il nome Soapy. Allora, è un tabacco suggestivo che non lascia sicuramente indifferenti, e per quelli che ho provato io è il re dei Soapy, sicuramente il saponato che più mi ha colpito. Il voto che gli ho dato è 7,5. Ci sono altri Soapy della linea Samuel Gawith e Gawith Hoggarth. Li affronteremo sicuramente più avanti. Adesso ho in ballo altri video, voglio uscire un po' dall'ambito Soapy. Sicuramente tra questi tre che abbiamo analizzato, quello che sicuramente ricomprerò e rifumerò sono sicuramente l'Ennerdale, probabilmente anche il Kendall Flake quando andrò ancora da Signeco a Brissago in Svizzera. Prenderò e parleremo anche
di altri flake che vendono sfusi solamente lì, che sono gli special flake. Avevamo forse già accennato qualche cosa, prendono come base o il full Virginia flake o il best brown di Samuel Gawith e vengono bombardati anche lì di aromi in stile Kendall, in stile soapy, saponati, alcuni più fruttati, altri più saponati, altri più floreali. Non li conosco bene, ne ho provato soltanto uno, che è lo special flake numero 7, quindi li esamineremo sicuramente nei mesi a venire e più accuratamente. Basta, grazie a tutti per la visione anche oggi. Mettete mi piace, commentate, iscrivetevi, toccate la campanella. A presto da Moreno. Ciao ciao.